I brand di ciclismo lanciano sempre dei nuovi prodotti, che siano biciclette, che siano caschi, abbigliamento, scarpe, sempre molto belli, ma il problema è che i loro prezzi sono troppo alti. Ma come facciamo per spendere di meno? Questa è la domanda che mi sono sempre fatto, a cui ho provato però a dare una soluzione. Se guardiamo anno dopo anno, tutti i vari prodotti si aggiornano. Se pensiamo a una bicicletta, lo stesso modello 10 anni fa non era quello adesso, se la guardiamo adesso non ci sembra poi così attraente come lo è per il modello attuale, il modello nuovo che è molto tecnologico, che è studiato sicuramente, se guardiamo una bicicletta, in galleria del vento, che ha tutte quelle belle forme studiate con le ruote in carbonio, il freno a disco, il cambio elettronico, ma il suo problema è che costa sempre troppo e quando guardiamo il prezzo ci gira sempre la testa. E anche se guardiamo l'abbigliamento, il casco, le scarpe, bisogna sempre essere aggiornati e, essendo poi in questo caso un componente di usura, ogni tot dobbiamo andare a ricambiarli, ma il problema è che i loro prezzi aumentano sempre di più. È proprio da questa esigenza che è nato il gruppo Telegram Ciclismo Sconti. Un gruppo dove io sono stato il creatore e io proprio ogni giorno all'interno del gruppo cerco di postare le migliori offerte che ci sono in quel giorno e le migliori offerte che potete trovare proprio in tutto il web, per non parlare anche dei rivenditori che ci sono poi fisici, perché in questo caso parliamo di rivenditori online. Ci sono diversi siti che sono affiliati assieme a me. Cosa vuol dire l'affiliazione? L'affiliazione in questo caso vuol dire che se io riesco a vendere un prodotto di questo brand o di questo sito ricevo una piccola percentuale. Difatti anche per questo, se volete continuare a supportarmi, se volete continuare a vedere video all'interno di questo canale oppure contenuti ogni giorno all'interno del canale Telegram, a voi non costa niente, non vi cambierà niente, ma almeno se acquistate da là continuate a supportarmi. E sono anche qui per questo oggi, per farvi vedere il retroscena del mio lavoro, perché nel canale Telegram vi assicuro che ogni giorno perdo tanto tempo per andare a ricercare io in prima persona tutte le migliori offerte. Ho deciso di non utilizzare un bot come fanno tanti altri canali Telegram, che secondo me non funzionano perché non possono consigliarvi le cose che vanno di più. Quali possono essere le biciclette? Se guardate, le biciclette che propongo sono anche tutte biciclette che io acquisterei senza problemi. La stessa cosa, oltre alle biciclette, è anche tutto il vario abbigliamento che vi propongo o i vari accessori che ci sono all'interno. E quindi per questo la mia scelta è quella di non utilizzare un bot che vi consiglia degli articoli che secondo me non sono validi e sono degli articoli che io non utilizzerei. E può capitare che dei giorni non posto tanto, posto solo un post o solo due post, per dei vari motivi. Il primo è quello che non voglio stufarvi continuando a mandarvi notifiche, e il secondo è che non ho trovato nuove offerte, perché anch'io, non sapendo in anticipo quali possono essere le offerte, ogni giorno devo andare all'interno del sito proprio e iniziare a guardare. Se fino adesso avete utilizzato Ciclismo Sconti per acquistare qualcosa, sono molto curioso di sapere cosa ne pensate e lasciate pure un commento qua sotto per darmi un feedback, in modo tale da poter aggiustare qualcosina, in modo tale da capire se quello che sto facendo lo sto facendo in un modo corretto e se vi sta piacendo. Ovviamente vi elenco anche tutti i siti che io utilizzo giornalmente per ricercare le offerte, e questi sono anche i siti che in questo caso collaborano con me. I più conosciuti possono essere Decathlon, Amazon. Non a caso c'è stato da poco il Prime Day e per 2 giorni sono stato fisso sull'applicazione di Amazon per ricercarvi le migliori offerte in ambito ciclistico. Dopo di loro c'è Ecoi che ogni giorno anche loro fanno spesso delle offerte flash, e quindi per questo vi consiglio di seguire il canale Telegram e non silenziarlo, perché se spegnete le notifiche tante volte rischiate di non trovare poi il prodotto che stavate cercando o il prodotto che vedete nel gruppo. Poi magari lo vedete dopo 2 giorni e quel prodotto magari si è alzato di prezzo, oppure quel prodotto addirittura non c'è più. Per questo vi consiglio di non silenziarlo per sfruttarlo al massimo. Dopo Ecoi ci sono 2 siti multi-brand, uno è Cingolani e l'altro è Alltrix, dove sia in un caso che nell'altro ci sono un botto di marchi e c'è una scelta vastissima, sia di biciclette ma soprattutto anche di componenti, abbigliamento, eccetera, eccetera, di diversi marchi. Ci tengo a dire che
Tutti questi siti che sto elencando sono dei siti che io in primis ho provato, ho testato e mi sono trovato bene, e quindi per questo ve li consiglio ad occhi chiusi, sia per il loro servizio ma per i prodotti che poi vanno ad offrire. Dopo di loro c'è CheeseAlpha, HelloFresh, BookPower e Insta360. E penso di averli detti tutti, gli ultimi quattro sono quelli che utilizzo di meno, ma possono avere anche loro un bel potenziale. Ovviamente tutti questi siti che vi ho elencato li trovate anche in descrizione a tutti i miei video. All'inizio, quando ho creato questo gruppo, che ormai l'ho creato nel lontano 2019, poi per un breve periodo l'ho abbandonato, non l'ho più utilizzato, e poi dal 2021 ho riniziato ad usarlo con costanza, tutti i giorni. C'è stato un periodo del 2021 dove nel sito Decathlon c'era la crisi di bici, facevamo fatica a trovare delle biciclette, e ogni giorno vi riuscivo a postare quando qualche modello ritornava disponibile e che taglia era disponibile. E qua mi era arrivato il feedback di qualcuno che, proprio grazie all'iscrizione a questo canale, che ci tengo a dire che è completamente gratuita, è un servizio che vi offro io gratuitamente e basta iscriversi all'interno. Mi raccomando, lasciate pure un commento anche qua sotto al video, perché sono curioso di sapere prima di tutto cosa ne pensate e poi se c'è qualche altro sito che vi piacerebbe vedere all'interno del mio canale Telegram, che magari voi utilizzate e vi trovate bene, che non è tra quelli che ho nominato prima. E se siete arrivati a questo punto del video, io vi ringrazio e mi raccomando, guardate anche i video consigliati a sinistra dello schermo, soprattutto quello che ho girato con Andrea Vendrame, dove andiamo a parlare della Van Rise RCR. Ci parlerà lui in prima persona e ci dirà come si è trovato in tutti questi mesi che la sta utilizzando, quindi non perderti il video consigliato. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.